Questa mattina è stato inaugurato il nuovo anno accademico del Conservatorio Casella dell'Aquila, un nuovo anno che si apre con numeri importanti, 661 studenti, di cui 213 matricole, 73 allievi stranieri provenienti da tutto il mondo. Nel corso dell'inaugurazione sono stati presentati progetti e offerte formative che pongono il Conservatorio come eccellenza nel panorama della formazione musicale italiana. Partono inoltre 7 progetti internazionali e un dottorato di ricerca. A dicembre partirà il master in professore d'orchestra realizzato con l'ISA e un programma di concerti che l'orchestra del Conservatorio terrà a Roma, poi collaborazioni e altre iniziative. Sul fronte della nuova sede, il Conservatorio sta aspettando che il Comune definisca l'iter progettuale per avviare il cantiere a Colle Maggio nell'ex sede dell'Accademia dell'Immagine, oltre alla sede di rappresentanza nell'ex convento vicino a Colle Maggio. Tante nuove iniziative anche nella didattica. Noi abbiamo avuto autorizzati 4 dottorati di ricerca, 2 con i fondi del PNRR, uno senza borsa per dipendenti pubblici e una quarta borsa l'attiviamo grazie al contributo che ci ha concesso il Comune dell'Aquila, un caso unico in Italia. Tanti progetti, la partenza anche del master per professore di orchestra, abbiamo in questi giorni stiamo preparando il piano generale delle attività. La nuova sede, ci sono delle novità, finalmente, perché il CIPES ha sbloccato finalmente il finanziamento di copertura, quindi adesso è stato accreditato a noi e quanto prima dovremmo partire con la progettazione. Inoltre abbiamo fatto richiesta di usufrutto permanente di questo stabile dove siamo adesso, il MUSP, perché c'è un progetto della provincia che lo renderebbe definitivo con un intervento strutturale.